per loro, ultima prova di campionato europeo qui al Super Bowl di Genova. Ora attenzione! Cartello dei 30 secondi! Secondi, testa bassa e partiti, attenzione, il numero 48, Barcelo al comando, dietro di lui il numero 3, Dan Use, attenzione, il numero 99, Saragossa, ma ora si arriva sulle Hooks che sono veramente gigantesche per questi giovanissimi della Rookie, ma i numeri sul doppio ci sono anche per loro. Barceló, numero 48 al comando, dietro di lui Saragossa, numero 99, che viene attaccato dal numero 3 Use, ma niente da fare, chiude la porta. E allora scusa, sospettavo, ho visto qualche problemino alla maniera rossa di Andrea Barbieri per fermare questa manche, c'è stato un problema in fase di partenza, per cui c'è da ripetere la fase di partenza, lo schieramento e far tornare dietro il calciatore di partenza i ragazzi della Rookie, ultima prova anche per loro con Danusé, scusate, con Thomas Duke, vedremo poi il leader, l'altro ragazzo italiano in pista per i nostri colori insieme al 154, Andrea, Jacopo Schi, tanti italiani in pista in questo primo momento, è Federico Mantero, numero 78, il ligure che deve tenere alto l'orgoglio di questa regione, c'è anche una striscione, lo intitolato, ci siamo, 30 secondi, 5 secondi, avvia! E adesso la concentrazione, testa bassa! E partiti, vedo ancora una K numero 48, Barcelo, ma Danusé chiude la porta con numero 3, attenzione all'attacco delle Bucs con Verac e Saragossa, il gruppo è veramente compatto, occhio Saragossa, doppio, si arriva sul doppio Danusé con numero 3, partenza razzo, un'infilata sul numero 48 Barcelo, senza problemi, ora i problemi arrivano per i piccoli sulle Bucs. E attenzione, il gruppo arriva per il primo passaggio. E sì, attenzione, Francesco, c'è il nostro campione del Junior Supercross, Jacopo Andrea Schito, in quinta posizione davanti Usé, vincitore della tappa milanese, con il numero 99 che lo sta braccando Zaragoza, poi il 48 che è Barcelo, il 110 in quarta posizione Verec e il nostro Jacopo Andrea Schito attaccato, attenzione da Brian Zucco, il numero 81, però non digerisce le Bucs e viene superato proprio in quel tratto dal numero 40 Jean-Pierre Manussi. Ora risponde di nuovo Brian, insomma niente da fare, la traiettoria non è favorevole, intanto in testa il numero 3 Dan Use, uno dei protagonisti di questo Web Supercross Series per la categoria Rookie, ricordiamo cilindrato 85 cm cubici e 5 piloti che andranno diretti al main event. Oh, attenzione intanto Verec, numero 110, scivola Verec, pronto a ripartire senza problemi, passa Jacopo Andrea Schito, bravissimo, già campione del mini enduro Jacopo Andrea Schito, ora quarta posizione, deve mantenere i nervi salti in lotta con la KTM del team Cevolani per non incappare in errori, deve andare via liscio Jacopo perché la sua quarta posizione vale oro, mentre c'è Danusé attaccato da Zaragoza e dal numero 48 Barcelo che si sta avvicinando, poi arriva il nostro 154 Andrea Jacopo Schito e la quinta posizione è per il numero 40 Jean-Pierre Manussi, attenzione. E primo degli esclusi, scusa, è proprio il numero 7, un altro ragazzo italiano,
numero 7, Jimmy De Nicola. Attenzione alla caduta sulle hoops del numero 722, De Klerk. E nel grado sono arrivati i tempestivi soccorsi, quindi bandiere gialle in pista, vietato effettuare sorpassi. La gara prosegue con Danuseco, numero 3, che si vede avvicinato al numero 99, lo spagnolo Saragossa. Ora si arriva all'attacco delle Lux. Terza posizione, numero 48, Parcelo. Questo è il terzetto, ma ricordiamo passano 5 piloti, Jacopo, Andrea Schito è uno di questi 5 in quarta posizione con 154 e dietro di lui Gianviera Manucci con numero 40. Ultimo giro, quello che sta iniziando per il terzetto in testa, Danuzze con il numero 3, con il 99, Zaragoza con il 48, Parcelo. E soprattutto per il quarto, Jacopo, Andrea, Schito. Ultimo giro quindi da seguire per questa SX Rookie. Questa è la prima hit, tra pochissimo ricordiamo hit number 2. Ma ora in testa, sempre, senza problemi, sulle ruzze, numero 3, Dan Use. Attenzione, ultime curve con Saragossa, numero 99, che dimostra di avere comunque il passo, quindi nel main event verrà sicuramente effettuata nello start, quindi nella partenza. Ora bandiera scacchi, eccolo qua, infatti bandiera scacchi, alza il braccio per questa vittoria abbastanza tranquilla da Nusé su Zaragoza, su il numero 48 Parcelo, e l'applauso se lo merita a questo punto, sta andando via tranquillo per non commettere errori, ma è qualificato, potrà rilassarsi qualche minuto in più per andare sul traguardo, numero 154, Jacopo, Andrea Schito, ha provato a recuperare Cimino di Cola, ma la quinta posizione rimane nelle mani del numero 40, Jean-Pierre Manossi, e niente da fare per Perec, per il numero 7 di Nicola, per il 78, Federico Mandero, così come per l'81, Brian Zug, comunque potranno provarci naturalmente nella La Chance Qualify con invece il numero 6.